Ciao, io sono Kendall e quest'oggi mi trovo all'interno di Coral MC per portare un altro video della creativa nelle Bed Wars. Come dico sempre ad ogni episodio, non vi arrabbiate, non vi offendete, tutto ciò è fatto soltanto per ridere, per farci una risata. Allora, io direi di iniziare immediatamente con The Troll Vanish, che mi rende invisibile. Lo so che voi adesso mi state vedendo, però vi posso garantire che gli altri player non mi vedono. Infatti, se dovessi andare in creativa, guardate, mi metto davanti a qualcuno, così. Guardate, non avrà nessuna reaction, perché non mi vede. Ora gli do un pugno. Vabbè, lui è FK. Ah no, eccolo, eccolo. Guarda Dream, guardalo. Ora sarà confusissimo. Dice, oh, oh. Allora, mi prendo il suo letto. E adesso, puff. Guardate com'è confuso. Dice, ma che cavolo sta succedendo? Oh, è rinato. Era un bug. Era un bug, tranquillo, tranquillo. È impazzito. No, mi hanno rotto il letto. Ma come ti permetti? Sai cosa? Il mio letto si rigenera e io adesso vado a rompere il tuo. Ecco, come ci si sente? Eh? Wow, ma è un hacker! No, non ci credo, ho beccato un hacker. Ragazzi, è un hacker. Fermi. Allora, secondo me stava hackerando. No, è vero, gli ho rotto il letto. Non lo sapremo mai. Non lo so, mi è sembrato strano il modo in cui piazzavi i blocchi. Vabbè, non sono qui per questo. Io non faccio parte dello staff. Sono qui per trollare la gente. E quindi, trolliamola. Tu che cosa vuoi fare? Lascia stare il mio amico Mario. Capito? Lascia stare il mio amico Mario. Ma Mario ha perso il letto? No, ce l'ha. Però siccome Jovix gli voleva rompere il letto, glielo rompo io. Da invisibile. Dice, oh, chi è stato? Dov'è? Non c'è più? Tranquillo, il letto respawna. Non ti preoccupare, te l'ho ripiazzato. Ok, ecco il rosso. Il rosso ha fatto tutta una bella protezione. E adesso gli rompo il letto. Oh, va comunque ad attaccare il blu. Aspetta, glielo ripiazzo perché non voglio che muoia per sempre. Tranquillo, hai il letto, non ti preoccupare. Adesso rinasci. Speriamo che non esca dal server. Eccolo. Sarà confusissimo. Infatti ha scritto punto interrogativo. E tu dove pensi di andare, piccolino? Ecco, vai, affronta il tuo nemico, visto che facevi il gradasso. Guarda, ora lo riprotegge. Guardate. Ricordatevi che lui non mi vede, io sono totalmente invisibile. Oh, un'idea. Voglio provare ad apparire di fronte a lui per poi scomparire subito. Allora, aspettate, dove mi metto? Mi metto qua, tipo Aerobrine. Mi faccio vedere e scompaio. Mi ha visto e poi sono sparito. Guarda il blu com'è aggressivo. Ehi, lascialo stare. Aspetta. Prendiamo la bedrock, così il blu non riuscirà mai a rompergli il letto. Ehi, dov'è il letto? Ah, l'ha perso. No, 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 aspetta che glielo rispawno. Ok. Adesso non glielo può più rompere. Proteggiamo tutto quanto con la lana, così non se ne accorge nessuno che c'è la bedrock. Perfetto, ragazzi. Sembra un letto normalissimo. Il rosso non sa di avere la bedrock e il blu non sa che gliel'ho piazzata io. Quindi così penseranno che il rosso sia un cheater. Vai giù. Basta guardarlo. Oh, lo stavo per battere. Non vedo l'ora di vedere la reaction di tutti e due quando si accorgeranno che qua sotto c'è la bedrock. Stanno impazzendo. Ma lui che sta facendo intanto? Si fa dei ponti che non finiscono più. Sai cosa? Guarda, ti aiuto io. Oh, no, è morto. Allora, ho un'idea. Aiutiamolo coi ponti. Ponte più veloce della vita. Altro che God Bridge. Guardate la sua faccia. È lì che dice, ma che cavolo? Ma chi è che piazza sti ponti? E tu sei bloccato. Cosa ti fai la scaletta? No, ti ho fregato. Scendi. Ok, basta, li lascio combattere. Oh, 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 il blu le sta prendendo. E se mettessi la bedrock anche nel letto del blu? Così si accusano di hacking a vicenda. Ok, ok, non se ne sono accorti. Zitti, zitti, zitti. Entrambi hanno la bedrock nel letto. Mi sta cercando, non capisce. Non capisce. Vai tranquillo, piccolo blu. Ti riempio tutto quanto di bedrock. No, no, togliti da qua! Togliti! L'ha vista? Secondo me l'ha vista? Ah, non lo so. Ok, adesso è protettissimo. Voilà. Credo che lui se ne sia appena accorto. Mi sa che il rosso mi stava guardando.
Questi due si odiano comunque. È da un quarto d'ora che cercano di uccidersi. A me continuano a togliere i blocchi. Oh, guarda il blu intanto. Facciamo così. Lo spingo giù. Così gli va. Prova a rompergli il letto. Vai, vai, vai. Tanto il blu sta salendo. No, che ha fatto? Si è buttato. Ma perché? Ok, guardate il blu. Vai, 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 vai. Forza, forza, forza. Ti faccio io la strada. Vai dal rosso. Vai, vai, vai. Ti faccio io il ponte. Forza. È due volte che mi è uscito a macca banana e mi ha rotto il letto. Gli scrivo. È un bug. Guarda, guarda. Adesso gli lancia la TNT e si rende conto che c'è la bedrock. No, che fai? Ma che fai? Non è così che si fa, blu. Io non ci posso credere. No, sta arrivando anche un altro. È Mario. Mario che ora dovrà rompere un letto con la bedrock. Guardalo, guardalo che ci provo. Ma cosa ci provi? Aspetta, gli faccio credere che l'ha rotto. E il letto è tornato. E il letto è tornato, caro Mario, mi dispiace. Non si aspetta, non si aspetta che il blu sia ancora in vita. Io me la sto facendo sotto dalle risate. Il blu citta palese. Poverino, il blu non c'entra niente. Oh, perché respawna? Ma povero blu. Non ha fatto nulla. Mario che continua a rompere la bedrock nel frattempo. Mario, non la puoi rompere. Oh, il rosso. Oh, Mario è forte. Mario è forte. Mi fa ridere che il blu ancora non si è chiesto nulla. Cosa fa? Perché ha piazzato una TNT a casa sua? Ma tanto non glielo puoi rompere il letto. Comunque questa è la lotta infinita. Credo sia arrivato il momento di far esplodere tutto. Ma Mario, che cosa stai facendo? Mario, non puoi rompere la bedrock. Quante volte te lo devo dire? Ci vuoi provare di nuovo? Vai, vai a rompere la bedrock. Voglio pure io la bedrock. Va bene Mario, ti accontento. Dov'è casa sua? Lui è il celeste. Eccolo, dovrebbe essere quella. No, sì, è questa. Vuole la bedrock? E io gli metto la bedrock. Però non gliela metto ovunque. Un blocco lo lascio libero. Beh dai, tutto sommato l'ho accontentato. Mario è un bravo giocatore. È arrivato il momento di aiutarlo. Tolgo un blocco di bedrock. Se si rendono conto che lì si può rompere il letto, tanti applausi a loro. Il rosso ha scritto: io c'ho l'ossidiana al letto. Non è ossidiana, questa è bedrock. Rosso, che cavolo stai facendo con la spada? Ops, mi sono caduti 64 diamanti. Se ne accorgerà? Mi fanno morire quando si fermano, perché è palese che stanno scrivendo qualcosa. Ho 64 dia! Ok, avrai anche 64 dia, ma adesso esplodi. Il bianco! Ma il bianco cosa? Oh, è onesto, non ha accettato i miei 64 diamanti. Vabbè, se sei così onesto, allora non accetterai neanche la bedrock, presumo. Tieni. Dai, visto che sei una persona onesta e non vuoi la protezione della bedrock, io te la tolgo. Che sta succedendo qua? Ma sono diventati amici? Che succede? Scusate? È arrivato il momento di far scorrere la partita normalmente. Tolgo la bedrock a tutti. Ma prima vediamo la reaction di Mario. Mario si è appena accorto di avere la bedrock e mi sembra molto molto felice. Caro Mario, purtroppo però adesso la devo togliere. La sto togliendo a tutti. Niente più bedrock per te. Giocate la vostra partita. Adesso mi voglio rivelare. Salutate YouTube. Era uno scherzo. E gli scrivo anche: sono Kendall. Fino ad ora non mi sono mai rivelato a nessuno. Non ci credo. Credici. Lo sapeva. Ah, certo, ovvio. E vabbè, Mario non ci vuole credere. Adesso mi rivelo a lui. Ciao Mario. Tieni, vuoi 64 diamanti? Divertiti. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un mi piace. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!